Le critiche ti fanno bene. Dipende da come tu le prendi. Allora, te la dico in un modo più semplice. Le critiche costruttive ti fanno bene. Che cos'è una critica costruttiva? È una critica che tu ritieni costruttiva. Non è il contenuto. È il significato che tu riconosci. Ecco cosa conta. Non il contenuto. Il significato che tu riconosci. La critica. Uno può insultarti e tu potresti subito entrare nella sfera dell'orgoglio e dire «Ah, sono stato insultato, ah, la qualità della mia vita, l'essenza, la mia dinastia, la mia mamma sono stati insultati, allora adesso basta, guerra!» Cioè tu hai tirato fuori tutto un significato che non c'era nell'insulto. Così quello ha lanciato un sassolino e tu hai risposto con una valanga che hai scagliato contro di te. Quello ti lancia un sassolino, allora tu prendi una valanga e te la mandi addosso. Questo è un esempio di critica non costruttiva, perché hai tirato fuori un significato che non c'era e soprattutto l'hai utilizzato in modo deprimente, mortificante contro di te. Invece, uno ti insulta. Punto. Punto. Tutto qua. Cioè, è la sua opinione. Non è qualificato per capire chi sei. Non ti conosce. Quindi già questo chiude tutta la sfera emotiva, l'orgoglio. Ti domandi, al di là dei motivi per cui questo, avendo la possibilità di entrare in contatto con me, mi attacca, mi insulta, pensa che io costruisca una valanga che mi tiro addosso, ecco, al di là di queste sue presunte convinzioni, certezze, alibi, scuse, tutto quello che vuoi, al di là di questo suo universo psicologico, che cosa ci tiro fuori di utile? Cioè, con questo atteggiamento tu smonti la critica. La smonti, la trasformi in qualcosa di utile. Un po' come andare a riciclare. C'è una vecchia lavatrice e tu dici, pensa, nella discarica c'è una lavatrice buttata via per svariati motivi, ma alcuni pezzi possono essere utilizzati. Ad esempio, l'oblò può diventare un vaso per i fiori. Ad esempio, con il motore della lavatrice faccio un attrezzo per segare i rami del giardino. Dipende dalla tua abilità, dalla tua intelligenza, dipende dal significato che dai alle cose. Potresti vedere la discarica con la lavatrice come l'esempio dell'ingratitudine, dove chi ha lavorato tutta la vita pensando di arrivare alla pensione poi viene buttato via, fatto arrugginire. Ecco, puoi raccontarla così, in modo drammatico, tirandoci dentro tutto il tuo personale, la valanga, che ti tiri addosso, oppure puoi scegliere di dare altri significati dicendo in questa lavatrice ci sono almeno due cose che posso tirar fuori, oltre a molte altre. I metalli. Potresti farci un'opera d'arte, sono già quattro idee che ti ho dato. Dipende da. Quindi la critica che ti arriva è semplicemente uno spunto. Il segreto per non restare incastrato in una critica, il segreto è non usare la critica come pretesto per raccogliere una valanga di insoddisfazione e buttartela addosso. Anzi, se ti accorgi che te la prendi per le critiche, se ti accorgi che sei pronto a prendere una valanga di insoddisfazione e buttartela addosso, hai scoperto una cosa importante. Cioè hai scoperto che sei pronto a prendere una valanga di insoddisfazione e buttartela addosso. C'è del masochismo in te. Lascia stare le critiche. Anche se la critica non ti arriva, rimane la tua prontezza nel prendere una valanga di insoddisfazione e buttartela addosso. Non aspetti altro! E appena arriva uno che ti dice sciocchino, ecco, dici, ecco, mi ha detto sciocchino, ha offeso la mia mamma, ha offeso la mia dinastia, il mio popolo,
E allora prendi tutta questa valanga di insoddisfazione e te la butti addosso perché ti ha detto sciocchino. Rifletti su questo. Come mai ti tenevi pronto con questa valanga di mamma, popolo e tutto da buttarti addosso con insoddisfazione? Scopri perché. La critica esiste se tu l'alimenti. Come funziona la tua vita? A cosa stai dedicando la tua energia? All'orgoglio che difende il tuo presunto passato che ti dà un'identità? O ti stai dedicando a un progetto vitale? Non sai come trovare un progetto vitale? Iscriviti a Efficienza Totale.